Questo apparato è di Fabio, di Pieve San Giacomo Cremona. Riferisce che ha già l'aumento di potenza con il finale maggiorato e che quindi vuole mettere i 120 canali e migliorare la modulazione alla portante, perché come in effetti sto verificando, con quel finale dovrebbe dare di più, da 6 watt e mezzo, 7. Sono 15-18 di portante. Quindi dobbiamo sistemare questo aspetto e mettere i 120 canali. L'eco ce l'ha già, sarebbe così. Voilà. Dobbiamo vedere se riusciamo a mettere anche l'altra timbrica con un commutatore che fa sia il tipo veloce che quello rallentato. Adesso lo apro e vediamo. Questo è l'interno, infatti c'ha il finale USC1969. E adesso vediamo di migliorare qualcosa, perché l'apparato onestamente va bene, quindi vediamo quello che c'è da migliorare. Elimino questo lavoro anche perché ci manca un LED. Questo l'abbiamo fatto rosso in trasmissione e blu in recensione. Metto verde iperluminoso, visto che c'ha il display verde, che è anche più bello a vedersi. E poi tre colori, alti, bassi e normale, li metto nell'S-meter. E anche questo è sistemato. Allora ho messo la scheda dei 120 canali, la scheda eco con il Roger Beep era suo, soltanto mi sono limitato a cambiare condensatore, trimmer per rallentarla di più. E poi ci ho messo questo piccolo relè che serve per fare la commutazione veloce e lenta. Giriamolo dalla parte di sotto, più o meno com'era, è rimasto com'era. Adesso lo chiudo e facciamo qualche prova. Allora, proviamo prima i watt. Partiamo direttamente con quelle massime, perché quelle minime incominciano da zero. Non gli ho toccato il suo regolatore, ho lasciato quello che aveva, e anche il potenziometro gli ho lasciato quello. Allora, prima di andare avanti volevo far vedere i canali alti, normali e bassi. Siamo con la potenza massima. Sono 10 watt e qualcosa. Supera i 20, quindi andiamo sull'altra scala. Quasi 30 watt di picco. Adesso mettiamo un po' di eco. Questo più o meno somiglia a quello che aveva prima, perché l'ho rallentato un po'. Però si può sempre rallentare, ancora perché ho cambiato il trimmer e anche il condensatore, quindi ho messo un condensatore da 2200 picofarad e un trimmer da 47K. Voilà. Alziamo ancora per provare. Breco, breco. Abbiamo detto che abbiamo messo anche la velocità più forte, e si cambia da questo pulsante FM, deviatore FM. La. Oh, la. Alziamo.
Ora, la, prova, la. E con questo abbiamo finito. Vi ringrazio anche per aver visto questo video e anche oggi vi auguro una buona giornata. Grazie.